se non hai bevuto. Sì, ah, no, 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 poi ragazzi, basta, basta. Vabbè. Ha dato la camera di... Quando volete voi, ragazzi. Ok. Quando vuoi tu. Ok. Ah, prima domanda, se ci potete parlare di Bubble, ragazzo idiota. Da dove nasce? Ho saputo che tu avevi una serie preferita che si chiamava Bigfoot and the Wild Man. Se mi puoi dire un po' di questa tua ossessione nel passato? Sì, io, diciamo, non era la mia serie preferita, era una serie che di ogni tanto vedevo e non riuscivo mai a beccare sui canali generalisti, e la trovavo, però ogni tanto spuntava. Quindi me avevo un ricordo pazzesco di questo scimmione che urlava BAYABA! E si buttava dalle montagne facendo dei salti micidiali, e arrivava dalla montagna fino alla città con un salto. Allora ho detto, ma sta serie me la sono sognata oppure l'ho vista davvero quando ero piccolo? Oppure era un frutto delle mie... delle mie suggestioni mentali. E poi sono andato a cercarla, non sapevo come chiamarla, ho cercato Bayaba, Bigfoot, così alla fine l'ho trovata e l'ho rivista un po' su YouTube. Ho detto, cazzo, io voglio fare una roba, perché era girata molto male. Ho detto, io sono posso credo di essere in grado di girare male qualcosa, almeno ci ho provato. Le sterminate foreste milanesi, arriva il leggendario Babbala. Babbala! Che molti anni fa salvò un ragazzino da un grave pericolo. E si legò inesorabilmente a lui per proteggerlo, fino a farlo diventare un ragazzo idiota. Ho fatto questa trasposizione da ragazzo selvaggio a ragazzo idiota. Ma perché? Perché appunto... Cioè, non poteva essere il ragazzo selvaggio. No, perché avendo conosciuto lui ho avuto proprio l'ispirazione. Ho detto, come posso fare? Ho trasformato, non a caso poi appunto ho scelto lui. Cioè un personaggio scostruito su di lui. O no? C'è molto di te nel ragazzo idiota. Sì, molto. Più nell'idiota che nel ragazzo. Perché oramai sono grande. L'idea nasce così, è una serie che nasce dal puro cazzeggio, cioè dalla pura volontà di riproporre questi linguaggi un po' dei telefilm, che non si chiamavano ancora fiction, neanche serie, a quel tempo erano telefilm. E ho detto, vabbè, proviamo, tanto abbiamo sicuramente non tanti mezzi per farlo, quindi sicuramente verrà male. Giusto, Nell'era di Avatar, in cui tutti hanno la cosa con i sensori, tu come ti sei trovato invece con il costume tipo il leone del Mago di Oz? Tu avevi l'armatura. Io ho avuto dei disagi micidiali con quel costume, perché abbiamo iniziato a girare la serie a marzo e dovevamo finirla a metà aprile, però per una serie di motivi, tra cui anche la radio, perché facevamo radio, le riprese sono state posticipate fino a giugno. E io mi sono ritrovato a 30 gradi a dover girare col costume. Lo diceva anche Christian Bale di Batman. Esatto, e da lui mi sono ispirato. Okay. Nei disagi, mi ispiro molto. Una domanda per Herbert, Marcio da regista ti fa fare tanti ciak, ti stressa sul set, mi puoi dire un po' questo lato un po' dark di lavorare con lui? No, sì, un po' stressa, però adesso diciamo che abbiamo trovato un po' la quadratura, anche perché comunque lui mi dà sempre ruoli che... in cui io posso uscire molto bene, tipo Ragazzi Idiota, Fernandello, Girolamo di Padre Marono, sono sempre ruoli insomma un po' miei, cioè non è che magari ho mai fatto... Non c'è tanto da stressare. Non è che ho mai fatto l'ufficiale, gentiluomo, lasciato... Il Sesto Scemo è una grandissima interpretazione, non l'abbiamo appena rivisto prima di venire qui. Sì, ma quella è la magia del montaggio, ragazzi, perché... Poi vedi il girato. Io ho un segreto. E qual è? Vedo la gente scema. Ah, veramente? E tu sei il sesto oggi. Il Sesto Scemo, un film di Aldo Maria Gianluca. Mi ricordo quando abbiamo girato L'uomo che usciva la gente. Là è un po' avuto delle difficoltà. L'uomo che usciva la gente, io mi ricordo che gli dicevo... Quando c'era la scena in cui lui doveva innamorarsi di Anna Pannocchia e guardarla, cioè proprio la scena dell'innamoramento in cui lui doveva innamorarsi, e io lo vedevo e lui non,
non eri innamorato. Si, diceva, si vede che non ti piace. Non ti starei mica innamorando di me. C'è la nostra domandona di battaglia, che è: qual era il poster che avevate in camera da ragazzini? Per conoscere un po' meglio, se potete dirlo. Io avevo tutti i poster di Michael J. Fox. How far are you going? About 30 years. Cioè, Ritorno al futuro è il mio film di formazione, cioè quello che mi ha formato, però in realtà in camera avevo il posto di Michael J. Fox fino a dalla quarta elementare fino alle medie. Poi alle medie ho iniziato ad avere i poster delle ragazze di Non è la Rai, in particolare Ilaria, di cui ero follemente innamorato. Beh, sai, comunque mi ha chiesto i poster. Questa serie, quando l'ho visto in quel costume, ho pensato a voglia di vincere un po', poco. Ah, sì? sì, io ero fottutamente innamorato di Michael J. Fox a livello artistico. E poi, Michael Jackson. Tutti con Michael J. Non sei il primo. Allora, Michael J. Fox. Devo dire Michael J. Fox, Michael Jackson, Michael Jordan, ce l'avevi? No. Herbert, mentre pensi invece il tuo? Io e Serena Grandi. In che film? E in le foto di Miranda. Film. No, Miranda. Scherzo. No, non avevo poster perché non me li facevano attaccare, perché c'era il muro con la carta da parate. Pure io ce l'avevo il muro. Mm-hmm. Lo scotch. E io una volta l'ho messa, fatto il buco, e mio padre ha detto non li attaccare più. Però molto interessante, avendo visto il trailer di Babba del ragazzo idiota, che è praticamente identico ai trailer finti che fate. Quindi io volevo chiedervi: come potete farci credere che esista veramente questa web series se sembra finto anche il trailer vero? Ma noi è tutto finto. Noi abbiamo fatto anche, grazie a Flop TV, una serie che si chiamava Leggerezze, 3 anni fa, che erano solo trailer delle puntate. Papà, posso dormire con te stanotte? Ma non eri morto? Ma questo è un flashback. Non perdete la prossima prima puntata di... Ma mamma vuole vendersi un rene. Un altro. Leggerezze. E quindi non esisteva la serie, c'erano solo 12 puntate di trailer sulle puntate, dove c'era tutta, come se fosse il promo della puntata, tu la seguivi. Per questo che il film non lo faremo mai, noi facciamo solo esiste. Trailer dei film che non chi vi interpreterebbe, secondo voi, chi vi piacerebbe che vi interpretasse in un trailer sulla vostra vita? Saviano. Perché ti assomiglia. E poi perché comunque uno che si batte per le cause difficili. Un film sulla mia vita è una causa difficilissima. Solo Saviano potrebbe interpretarlo, secondo me. Secondo me il mio, io ci vedo James Dean, sinceramente. Com'è? È morto. Lei deve fare un film. No, James Dean adesso. È morto. Ragazzi, l'ultima domanda: se voi siete superstiziosi, se avete qualche rituale prima di andare in scena? Io ci sono così. Sempre. Sì. No, io. Quando mai? Tu non mi vedete voi. Poi vado nel bagno e faccio così. Ciao pubblico di Flop TV. Di film.it. Film.it. Flop TV. Grazie a Flop TV, salutiamo anche il nostro pubblico di film.it. Marcio Capatonda, Herbert Barlerina vi saluta e vi do appuntamento alla prossima. Grazie.